Tra 48 ore inizia la scuola, non a Menfi, dove il preside del liceo scientifico ha rinviato tutto di una settimana. I locali di via Mazzini sono insicuri, soluzione alternativa il centro civico, ma è polemica tra il sindaco e l'opposizione. Sanità, all'indomani della visita del manager dell'ASP Capodieci si susseguono i dubbi su cosa indicherà la nuova rete ospedaliera per il Giovanni Paolo II. I deputati regionali dicono, DEA di primo livello, nessun passo indietro. Edizione estiva del Carnevale il prossimo fine settimana, ma a pochi giorni della manifestazione non si hanno ancora notizie del programma e delle possibili criticità. Filippo Bellanca presenta un'interrogazione. Inaugurato ieri pomeriggio in via Brigadiere Anastasi un parco giochi, taglio del nastro del sindaco e dei bambini che vi giocheranno, spazio allestito con i 50.000 euro intercettati dal deputato regionale Carmelo Pace. Eventi del fine settimana, stasera al Comune il musical Picciotti Show, domani Motori Vintage e lo Shaka Comics e alla Lega Navale concerto della pianista Floriana Franchina che conclude la rassegna Libri sotto le stelle. Tra un anno il centenario della nascita di Andrea Camilleri, ieri iniziativa ad Agrigento alla presenza della nipote, ma intanto sulla capitale della cultura gli albergatori denunciano ritardi e mancato coinvolgimento. Benvenuti al nostro telegiornale, siamo in apertura all'inizio di anno scolastico complicato per il liceo scientifico di Menfi. L'edificio che ospita la scuola non è strutturalmente idoneo e quanto emerso recentemente dalla relazione del responsabile della sicurezza con conseguente decisione del dirigente scolastico di rinviare di una settimana l'inizio delle lezioni che era previsto per lunedì prossimo. Vediamo di che si tratta nel servizio. Rinviato al 16 settembre all'avvio del nuovo anno scolastico al liceo scientifico di Menfi, la decisione è stata assunta dal dirigente Leonardo Mangiaracina. Il liceo scientifico dipende dall'Istituto Fazzello di Sciacca ed è scaturita dalle criticità riscontrate nei locali di via Mazzini, che sono di proprietà del comune di Menfi, dopo il sopralluogo effettuato nei giorni scorsi. Il responsabile del servizio prevenzione e protezione per la sicurezza della scuola ha accertato una non idoneità strutturale dell'immobile, nonostante l'intervento di manutenzione straordinaria effettuato un anno fa con il consolidamento dei pilastri che adesso però presenterebbero nuovi problemi. Sarà necessario dunque effettuare ulteriori accurati approfondimenti e poi programmare lavori necessari alla messa in sicurezza dell'immobile che peraltro ospita anche alcuni uffici comunali. Insomma, un avvio di anno scolastico complicato per il liceo scientifico di Menfi con la decisione immediata di far slittare l'inizio delle lezioni di una settimana rispetto a quella preventivata di lunedì 9 settembre, ma con la contestuale esigenza di individuare subito un'alternativa ai locali di via Mazzini dove svolgere le lezioni. La vicenda peraltro ha anche un risvolto politico. Dispiace dover constatare come l'amministrazione Clemente arrivi impreparata rispetto ad una tematica così importante per i ragazzi e le famiglie, poiché in tutti questi mesi, in un periodo di grave difficoltà economica per l'ente, ha preferito rivolgere la propria attenzione verso feste e spettacoli piuttosto che pensare alla serenità degli studenti, del personale scolastico e delle famiglie, hanno scritto in un comunicato stampa i consiglieri di opposizione Alesia, Longi, Botta, Colletto, Ferraro, Napoli, Noto, Palminteri, Scirica, Tarantino e Viviani. Il gruppo Verso Menfi annuncia inoltre una mozione per chiedere al sindaco di riferire in consiglio comunale e suggerisce all'amministrazione di mettere a disposizione del liceo scientifico i locali al primo piano del centro civico, dicendosi pronti ad approvare tutti gli atti si dovessero rendere necessari nell'interesse della comunità scolastica del liceo scientifico Archimede. In realtà la soluzione del centro civico è già stata individuata dall'amministrazione nel corso di una riunione che si è svolta ieri. Rimane al momento quella privilegiata, anche se sono state valutate anche altre possibili opzioni. Di polemica strumentale da parte dei consiglieri di opposizione parla il sindaco Vito Clemente. L'amministrazione dice è stata informata dei fatti e della relazione del responsabile della sicurezza della scuola soltanto il 5 settembre. Abbiamo subito agito, disponendo immediati e ancor più approfonditi controlli per verificare la situazione e gli interventi che si renderanno necessari
necessari per risolvere il problema in via definitiva. La competenza sugli istituti superiori è del libero consorzio di Agrigento, ma l'immobile di via Mazzini, che ospita il liceo scientifico e anche alcuni uffici, è del comune di Menfi. Occorrerà dunque capire l'entità del danno, predisporre l'eventuale progetto di messa in sicurezza e trovare i fondi necessari all'intervento. Non si prospettano tempi brevi e la soluzione di spostare le 5 classi del liceo scientifico in altro immobile è ormai messa in conto. Con molta probabilità il liceo, così come l'ufficio tecnico comunale, saranno spostati nei locali del centro civico. Occorre far presto, le lezioni devono iniziare e non si può andare oltre il rinvio di una settimana appena deliberato. E a margine del servizio vi rendiamo conto di una controreplica dell'opposizione. L'avvocato Santo Botta evidenzia che l'amministrazione in realtà sarebbe stata a conoscenza delle criticità strutturali dei locali di via Mazzini sin dal mese di novembre 2023, ma che da allora nulla è stato fatto. Respinge Botta l'accusa di aver fatto ricorso ad una polemica strumentale. Prendiamo atto che il sindaco ha colto al volo le nostre soluzioni alternative, conclude riferendosi al centro civico. Da settimane ormai si susseguono le indiscrezioni su una bozza di nuova rete ospedaliera che conterrebbe un declassamento dell'ospedale di Sciacca. Il destino del Giovanni Paolo II, al di là delle recenti decisioni del manager dell'ASP, preoccupa in prospettiva. Fabio Termine si è appellato ai deputati regionali di riferimento, i quali, a partire da quelli di maggioranza, rassicurano e dicono che non ci saranno passi indietro al di là dell'aldea di primo livello. Il servizio di Massimo D'Antoni. A decidere le sorti dell'ospedale sarà la politica, non i burocrati. È così che nelle ore immediatamente successive alla visita di ieri a Sciacca di Giuseppe Capodieci, Margherita La Rocca Ruvolo commenta i dubbi sulla presunta nuova bozza di rete ospedaliera che, secondo indiscrezioni, conterrebbe declassamenti del Giovanni Paolo II. Si parla di questa bozza. Ecco, come tutte le bozze, è una bozza. Però, di fatto, in Commissione Salute non è ancora arrivato nulla. A lei non risulta, per esempio, che l'oculistica sarebbe stata declassata? No, nel senso che io non ho visto la bozza. Può darsi che nella bozza sia stata declassata, ma io posso assicurare che nella realtà non lo sarà. Ai parlamentari agrigentini che fanno parte della Commissione Salute dell'ARS, il sindaco Fabio Termine ha affidato un ruolo decisivo perché il Giovanni Paolo II venga confermato DEA di primo livello. Intanto ringrazio il sindaco per averlo ribadito e voglio rassicurare ancora una volta la comunità saccense e tutto il comprensorio, quindi anche i comuni che afferiscono a Sciacca quando si parla di sanità, e che questo avverrà. Sulla vicenda anche il vicepresidente della Commissione parlamentare Salute, Carmelo Pace, conferma che gli ospedali di Sciacca Ribera non devono avere nulla da temere. L'ospedale di Sciacca sarà salvaguardato intanto da se stesso, perché è un punto di riferimento per l'intero territorio. E poi è mio compito istituzionale salvaguardarlo e potenziarlo. Si dice pronto a combattere, ancorché dall'opposizione, anche Michele Catanzaro. Bisogna avere grande attenzione, oggi non si conosce questo grande segreto della rete ospedaliera, però staremo vigili, attenti, e siamo pronti ovviamente ad alzare pure le barricate nel momento in cui l'ospedale di Sciacca dovesse davvero immaginare, nella loro idea siciliana della rete ospedaliera, di essere declassato. Fabio Termine ribadisce dal canto suo l'appello alla deputazione. Oggi siamo DEA di primo livello, ma per tante cose non lo siamo, quindi l'obiettivo è rendere concreta questa cosa. Ieri, a quello che avrebbe dovuto essere un sopralluogo congiunto tra sindaco e commissione consigliare sanità da un lato e direttore generale dell'ASP dall'altro, ma che alla fine si è trasformato in un incontro, Capodieci ha elencato tutte le iniziative assunte per provare a rassicurare il Comitato Civico per la Sanità e la popolazione. La situazione, come sanno benissimo operatori sanitari e cittadini, rimane difficile. Il presidente della commissione consigliare sanità, Nino Venezia, però non nasconde il suo ottimismo. Prendendo atto degli atti che ha fatto il direttore, come già ho detto in consiglio, per espletare il 15 seppis per l'ortopedia, così riparte. Abbiamo preso positivamente questa riapertura come punto zero di ripartenza. Mi auguro che questo ospedale riprenda il valore che aveva per il nostro territorio e dia sicurezza ai nostri cittadini.
Devo dire che realmente il manager capo 10 ha già smosso un po' di acque da quando si è insediato, il lavoro da fare ce n'è tanto e il nostro compito è quello di vigilare su quello che si fa. Quindi oggi è un primo appuntamento in ospedale che ne vedrà anche altri a distanza di 2 mesi. Oggi per Sciacca il dottore capo 10 ha trovato delle soluzioni, mi sembrano delle soluzioni consone. L'altro tema importante sono i concorsi, l'abbiamo detto, io lo ribadisco da quando sono deputato, che un reparto deve avere un responsabile, se mancano le figure apicali bisogna fare i concorsi, perché i facenti funzioni non va bene. Allora su questo e per questo ho sollecitato più volte l'ASP, non solo ora, anche in passato, oggi con qualche risultato in più. È ovvio che i problemi sono tanti, la carenza di personale è una realtà con cui tutti si sono confrontati, però lavorando e lavorando in sinergia si devono recuperare i tempi morti o i tempi passati. Come commenta la richiesta dell'assessorato al manager capo 10 di relazionare sulle segnalazioni che erano state fatte dal comitato civico? Ma guardi, è un cortocircuito, perché è inutile, qua c'è uno scaricabarile, lo abbiamo detto, il pesce puzza sempre dalla testa, lo dico e lo continuo a ripetere anche nei confronti di un presidente della regione, lo stiamo dicendo in queste giornate, c'è una situazione sulla sanità tutta siciliana che non va bene. Posso tranquillizzare tutti, non so che bozza uscirà, ma qualsiasi bozza uscirà appena arriverà in commissione sanità, all'ospedale di Sciacca, di Ribera, di Canicattì, di Licata, di Agrigento, ma consentitemi, l'ospedale di Sciacca e di Ribera principalmente saranno attenzionati. Altra truffa del finto carabiniere in provincia di Agrigento è stata messa a segno a Ravanusa e la vittima è una pensionata novantenne che ha consegnato al malvivente 2.300 euro in contanti e alcuni gioielli. Il copione è sempre lo stesso. L'anziana ha ricevuto una telefonata da un finto appartenente all'arma dei carabinieri che le spiegava come il figlio fosse stato arrestato dopo aver provocato un incidente. Il finto maresciallo poi ha detto alla donna che se avesse consegnato i soldi non ci sarebbero stati più problemi e l'anziana ha fatto in questo modo. Soltanto dopo la donna ha capito di essere stata truffata e che il figlio non aveva provocato alcun incidente. Il questore della provincia di Agrigento ha disposto l'esecuzione di 6 misure di prevenzione, il cosiddetto Daspo Willy, nei confronti di altrettanti giovani, 3 dei quali ancora minorenni, frequentatori dei locali della Movida agrigentina. I provvedimenti sono la diretta conseguenza di episodi particolarmente gravi avvenuti nello scorso mese di agosto in prossimità del porticciolo turistico di San Leone, dove si era verificata una violenta rissa che aveva coinvolto numerosi giovani. Con gli attuali provvedimenti di prevenzione è stato inibito ai destinatari la possibilità per i prossimi 3 anni di frequentare i locali commerciali e i luoghi in prossimità di essi che sono stati teatro dei fatti incresciosi. La Protezione Civile della Regione Siciliana ha pubblicato l'avviso per rischio incendi e ondate di calore valido fino alla mezzanotte di oggi. Il rischio incendi si accompagna a un sensibile rialzo delle temperature. Le massime raggiungeranno anche i 36-37 gradi sia oggi che domani. E la CGIL di Agrigento ha espresso solidarietà in seguito all'atto intimidatorio subito da Siciliacque a Cattolica e Eraclea. Questo ennesimo episodio, dichiarano Alfonso Buscemi e Filippo Munda, dimostra come le istituzioni e le imprese che operano sul territorio siano spesso bersaglio di atti criminali volti a intimidire chi lavora per il bene comune. La CGIL condanna l'accaduto sottolineando l'importanza di non cedere alla paura e di continuare a sostenere chi opera nel rispetto della legalità e dei lavoratori impegnato in tali aziende. Cambiamo argomento. Carnevale estivo, già da tempo programmato per il prossimo fine settimana, ma a pochi giorni dalla manifestazione non si hanno notizie sul programma e non sono stati neanche resi noti i dettagli dell'evento. Il capogruppo della DC, Filippo Bellanca, ha presentato oggi un'interrogazione all'amministrazione comunale. Vediamo. Carnevale estivo in programma dal 13 al 15 settembre, ma ancora non si conoscono i dettagli della manifestazione. Pare anche che sussistano problemi relativamente alla prevista collocazione dei carri allegorici, quelle delle prime 3 posizioni che hanno partecipato al carnevale invernale. Il capogruppo della DC Filippo Bellanca ha oggi presentato un'interrogazione all'amministrazione comunale. È grave il fatto che a 6 giorni esatti dall'inizio del carnevale estivo, come è stato annunciato anche con atti ufficiali, non si hanno notizie né del programma, perché se tu vuoi fare una promozione di un evento
per come è, come deve essere, è chiaro che tu devi lanciare un programma dettagliato settimane prima, non certamente 5 giorni prima, forse mesi prima. Io ricordo quello fatto nel 2018, organizzato allora quando ero assessore allo spettacolo, abbiamo fatto la conferenza stampa i primi di agosto per farlo poi il 7, 8 e 9 di settembre, lanciando anche il carnevale del 2019, perché era, diciamo, un evento promozione anche del carnevale successivo. Qual è lo spirito di fare una edizione estiva del carnevale? Lo spirito è quello di, uno, far conoscere il nostro carnevale a chi in quei giorni è presente nella nostra città, due, ad agevolare anche le imprese turistiche per avere anche una boccata d'ossigeno ulteriore in coda alla stagione estiva, e tre, quella di promuovere l'evento, quello successivo, quello il principale, quello più importante. Tutto questo adesso non è avvenuto perché siamo, appunto, come dicevamo, a 6 giorni dall'evento che del carnevale estivo, non c'è traccia del programma, non c'è un comunicato stampa, non c'è una nota, non si sa neanche come sarà sviluppato il carnevale, perché si parla dei tre carri, i primi tre carri nella classifica che dovrebbero essere posizionati in piazza. Questo è quello che è giusto che sia. E deve essere così, potendosi fare quello con la sfilata per tutti i motivi che noi sappiamo, che non voglio ovviamente riprendere, ma ci sono notizie che si rincorrono sul fatto che non ci saranno i carri ma ci saranno delle semplici installazioni. Ora dico, le semplici installazioni non abbiamo bisogno di avere una data evento, le semplici installazioni dovrebbero essere collocate tutta la stagione estiva. Noi abbiamo risorse importanti, faccio un altro accenno, per esempio i tappeti di Dolce & Gabbana li teniamo buttati in magazzino anziché collocarli in città nel periodo estivo. Abbiamo i pezzi importanti del nostro carnevale, perché tenerli dentro, mettiamoli sparpagliamoli nella città nel periodo estivo, e quindi ci saranno certamente più persone avendo un arco temporale più ampio. Così non è avvenuto, quindi se succedesse questo, che è quello, cioè delle installazioni semplicemente in 3 giorni, non so che cosa può uscire fuori, non ho idea, però è chiaro che ci vuole una fonte ufficiale. Queste sono notizie che si rincorrono, ma non è arrivata nessuna notizia ufficiale. A pochi giorni, chiaramente, l'interrogazione, lei si attende una risposta immediata. Ma guardi, io devo dire la verità, ho atteso perché la volevo fare già un po' di tempo fa questa interrogazione, però è chiaro che era giusto dare il tempo per organizzare, ma a 6 giorni penso che non credo che ci voglia ulteriore tempo. 6 giorni, che se poi noi togliamo il sabato e domenica, che oggi e domani, siamo a lunedì, siamo a 4 giorni, quindi cosa facciamo? Una conferenza stampa 4 giorni prima, dov'è la promozione? Qual è il beneficio che possono trarre le strutture turistiche, le imprese turistiche del nostro territorio? Non lo so. Eppure è stata una manifestazione da tempo annunciata dall'amministrazione, sulla quale ha investito anche parecchio. Ma assolutamente sì, ha investito intanto tempo, certamente tempo, risorse, non so cosa uscirà fuori, non lo so, avrà provato a scimmiottare quello che avevo fatto io nel 2018, è chiaro che se i dati sono questi non ci è riuscito, almeno certamente sul discorso della promozione non ci è riuscito, perché siamo a 4 giorni e quindi non, il risultato non può essere un risultato ottimale. Non lo so cosa uscirà fuori, io spero che da qua lunedì ci sia qualche notizia ufficiale, al di là di rispondere alla mia interrogazione, che poi seguirà l'iter istituzionale che è previsto dal regolamento, ma magari risponda alla città per capire come organizzarsi, fermo restando che abbiamo sempre la scuola dietro l'angolo, nel senso che c'è l'inizio dell'avvio dell'anno scolastico quest'anno, cioè non c'è notizia di niente. Proseguiamo con il nostro telegiornale. Inaugurato ieri pomeriggio in via Brigadiere Anastasi un'area parco giochi che il Comune ha realizzato con i fondi che erano stati intercettati e destinati alla città di Sciacca dal deputato regionale della DC Carmelo Pace. Vediamo le interviste. Ok. Uno, due, tre. Andiamo. Bravi. Assessore, questo parco è una notizia perché non ce ne sono molti dalle nostre parti, insomma, partendo da questo, qual è il commento? In realtà ci sono, solo che nel corso degli anni si tende sempre ad affrontare il problema quando si presenta. Infatti noi abbiamo, oltre all'inaugurazione di questo parco oggi, abbiamo già stanziato in bilancio dei fondi e abbiamo già effettuato dei sopralluoghi per effettuare interventi di manutenzione negli altri parchi esistenti. Quanto è costato questo parco? Sappiamo che c'è stato un contributo della Regione. Sì, il finanziamento di circa 50.000 euro sono stati interamente spesi, sono bastati perché questa era un'area già predisposta ad accogliere un parco giochi, c'era già la recinzione esterna, c'erano i sottoservizi per quanto riguarda appunto l'impianto di pubblica illuminazione. Il Comune di Sciacca ha contribuito ulteriormente inserendo fondi per installare l'impianto di pubblica illuminazione e ha portato qui i cestini portarifiuti precedentemente acquistati. E, come dire, con la collaborazione di tutti siamo riusciti a inaugurare oggi questo bellissimo spazio completo di ogni comfort.
Questo parco arriva grazie, insomma, ad un intervento della Regione che è stato da voi sollecitato, insomma, c'è soddisfazione? Sì, grande soddisfazione, perché bisognava creare un punto di aggregazione per genitori e bambini che purtroppo a Sciacca manca e sarebbe bene crearne altri. Grande soddisfazione, perché è un qualcosa che abbiamo chiesto non appena abbiamo, diciamo, costituito il gruppo DC in Consiglio Comunale, e tramite il nostro deputato di riferimento abbiamo ottenuto un contributo che l'amministrazione ha sfruttato, e quindi sono contento che oggi si inaugura un posto dove i bambini possono venire a giocare. Perdite idriche a Sciacca. Sono tante quelle che quotidianamente i cittadini segnalano alla nostra redazione. Quella che vi proponiamo oggi, relativa a un'abitazione del cortile Termine nel quartiere di San Michele, è particolarmente singolare. La perdita infatti è proprio sul contatore dell'acqua e va avanti da ben 2 mesi, tempo durante il quale la cittadina ha fatto diverse segnalazioni ad AICA senza che questa abbia generato nemmeno l'interessamento del gestore. La telespettatrice alla nostra redazione, oltre a denunciare lo spreco di acqua ad ogni erogazione, afferma di essere disposta e pronta a effettuare l'intervento a proprie spese, purché dal gestore idrico qualcuno l'autorizzi e prenda in considerazione la situazione e lo sperpero di acqua in un momento tanto difficile per decine di famiglie di Saccensi. L'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Alessandro Damiano, ha nominato il vicario parrocchiale alla Chiesa Madre, che supporterà l'arciprete di Sciacca, Don Giuseppe Marciante. Si tratta di Don Marco Scirica di Menfi, che è già stato vicario a Canicattì. Il suo arrivo alla Basilica Maria Santissima del Soccorso è stato salutato con entusiasmo e gratitudine dall'arciprete. Donne vittime di violenza, arriva il cosiddetto reddito di libertà con un fondo di 236.000 euro messo a disposizione dei comuni che presenteranno le istanze. Vediamo di che si tratta nel servizio. Sostenere donne vittime di violenze che si trovano in condizione di povertà ad affrontare un percorso di indipendenza economica, di autonomia e di emancipazione grazie all'assegnazione per un determinato periodo di una fonte di reddito stabile. È l'obiettivo dell'avviso rivolto ai comuni che l'assessorato regionale della famiglia e delle politiche sociali ha pubblicato per finanziare il cosiddetto reddito di libertà. Anche quest'anno, dice l'assessore Nuccio Albano, abbiamo finanziato una misura che aiuterà le donne ad affrancarsi dai casi di violenza domestica, favorendo l'indipendenza economica. Il reddito di libertà, finalizzato all'acquisizione e alla riacquisizione della propria autonomia e indipendenza personale, sociale ed economica, è un aiuto concreto per quelle donne che vogliono riprendere in mano la propria vita, mettendo anche al sicuro i propri figli. Tra le spese ammissibili, il contributo al pagamento del canone di affitto per abitazione e attività lavorativa, le spese di attivazione delle utenze, le polizze assicurative, l'apertura e tenuta di un conto corrente dedicato, bancario o postale. Il budget a disposizione dell'avviso a sportello è di 236.000 euro fino a esaurimento fondi. I finanziamenti andranno ai comuni che, in sinergia con i centri antiviolenza o con le strutture di accoglienza a indirizzo segreto iscritti all'albo regionale, vogliono avviare un progetto personalizzato in favore delle donne vittime di abusi e maltrattamenti, anche con figli minori o disabili. Potrà essere richiesto un contributo annuo non superiore a 10.000 euro per ciascuna donna. L'istanza, firmata dal legale rappresentante del comune richiedente, dovrà essere trasmessa tramite PEC al Dipartimento Punto Famiglia a partire dal prossimo 1 ottobre e non oltre il 31 dello stesso mese. Altri 2.062 giovani siciliani potranno fare sport con il sostegno della Regione Siciliana. L'Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo infatti ha completato le procedure di erogazione dei voucher, ammettendo al finanziamento le istanze precedentemente rimaste in sospeso per carenza di risorse economiche. Il voucher è destinato a giovani siciliani dai 6 ai 16 anni che svolgono attività sportiva e fanno parte di nuclei familiari con ISEE non superiore a 12.000 euro annui. Può essere utilizzato esclusivamente per l'iscrizione e la partecipazione alle attività sportive delle associazioni e società dilettantistiche con sede legale in Sicilia.
Spettacoli. Andrà in scena questa sera alle 21 presso l'atrio inferiore del Palazzo Comunale di Sciacca Picciotti Show, il nuovo musical della Savatteri Produzioni. Si tratta dell'ultima produzione del regista che intende esaltare la Sicilia, i suoi miti, le leggende, le storie attraverso un consolidato gruppo di attori, ballerini e cantanti. Quello di stasera è il primo dei due appuntamenti del team di Savatteri a Sciacca con due opere dedicate alla Sicilia e alla sua bellezza. Stasera infatti l'atrio ospiterà la nuova produzione di Savatteri, mentre il 22 settembre prossimo sarà la volta di Camicette Bianche, un altro musical di successo della Savatteri Production dedicato al fenomeno dell'emigrazione italiana tra l'Ottocento e il Novecento, che ha riscosso tantissimo successo in giro per la penisola. Intanto l'appuntamento, vi ricordiamo, è per stasera alle 21 con Picciotti Show. Concerto sotto le stelle domani sera alla Lega Navale di Sciacca, a conclusione della rassegna Libri sotto le stelle, organizzata anche quest'anno dalla libreria Mondadori. Ad esibirsi sarà Floriana Franchina, primo flauto dell'Orchestra Sinfonica Siciliana. Vediamo. E Floriana Franchina, la protagonista del concerto Sotto le Stelle, in programma domani sera alle 20 alla Lega Navale di Sciacca. Diplomata in pianoforte e flauto al Conservatorio di Bologna, l'artista è attualmente primo flauto dell'Orchestra Sinfonica Siciliana. Il concerto di Floriana Franchina è stato organizzato dalla libreria Mondadori di Sciacca, a conclusione dell'apprezzata rassegna Libri Sotto le Stelle. Quest'anno abbiamo alzato veramente l'asticella della qualità della rassegna, il pubblico ci ha molto gratificato, è stata una rassegna entusiasmante davvero. Perché avete voluto concludere con questo momento artistico, musicale, questa rassegna? Perché abbiamo voluto anche gratificare tutto il nostro pubblico, quindi questo momento musicale che abbiamo predisposto, preparato assieme all'archivio Giambecchina e che porta a Sciacca una delle artiste più importanti del panorama nazionale e anche internazionale musicale. È un modo di gratificare la città, noi avremmo voluto farlo in un luogo ancora più centrale della città, ma non c'è stato possibile, lo facciamo nella nostra sede istituzionale che ormai è diventata la Lega Navale e lo facciamo proprio a conclusione per chiudere in bellezza la rassegna letteraria. Il concerto di Floriana Franchina è organizzato in collaborazione con l'archivio Giambecchina. È stata una scelta che con Francesco e Antonella Arraso abbiamo condiviso, perché dopo questa bellissima rassegna che si è svolta lì alla Lega Navale con la Mondadori, abbiamo pensato, appunto, come poco fa diceva anche il notaio Raso, di omaggiare non solo la città ma tutte le persone che sono state così vicine a questi momenti culturali importanti per Sciacca. E quindi l'idea di poter portare una pianista, anche se giovanissima, però con un curriculum eccezionale, che ha fatto concerti con tante orchestre importanti, dal Giappone alla Cina, alla Turchia, e poi una pianista compositrice, quindi ci saranno una serie di brani di sua composizione e poi, da quello che mi ha detto, farà anche un omaggio ad alcuni compositori importanti. E l'archivio Giambecchina ha nel suo statuto proprio quello di voler portare avanti quello che è la tradizione non solo culturale e artistica, ma quello che potrebbe essere la nuova realtà, cioè i giovani, i nuovi talenti. Ora, Floriana Franchina, pur essendo giovanissima, è già un talento affermato, come dicevo, e quindi sarà un momento di alta musica, anche perché Floriana è il primo flauto anche all'Orchestra Sinfonica Siciliana, quindi non solo è una compositrice pianista, ma anche questa virtù del flauto ad alti livelli. E in quell'occasione, appunto, noi daremo spazio a questa importante manifestazione, e l'archivio poi, per omaggiare
ancora una volta gli spettatori e i nostri amici di Sciacca, ha voluto preparare una grafica d'autore a tiratura molto limitata, 100 esemplari, dal titolo Valzer, un disegno del 46 di Giambecchina, che daremo alle signore in occasione della manifestazione. Ed è tutto pronto al Museo del Carnevale per la quinta edizione di Sciacca Comics, la fiera del fumetto che si svolgerà stasera e domani. Un programma ricchissimo di eventi messo a punto dagli organizzatori, l'Associazione Culturale Sciacca Musicarte 33 con il patrocinio del Comune, Assessorato Turismo e Spettacolo. Quest'anno la rassegna culturale, oltre a celebrare la cultura pop e fumettistica in generale, avrà particolari momenti dedicati ai draghi, da quelli cinematografici del Trono di Spade a quelli dei cartoon. Si comincia oggi pomeriggio alle 16 con le presentazioni di tutte le attività permanenti in fiera, alla presenza dello youtuber Matioschi e ancora il K-pop contest con la possibilità di visitare l'area medievale, la sala videogames, i giochi da tavolo e di ruolo e ancora giochi di animazione e spettacoli musicali con la prima giornata dello Sciacca Comics che si chiuderà con il DJ Felix Alba e la sua playlist Gotham Edition. Si tiene domani sera nell'atrio del Comune di Sciacca lo spettacolo dal titolo Motori Vintage che punta a raccogliere fondi per le associazioni di volontariato Agape e Crescere Insieme. Vediamo le interviste. Terza edizione a Sciacca domenica 8 settembre presso l'atrio inferiore del Palazzo Comunale. Vi aspettiamo! Siamo alla terza edizione di questo Motori Vintage. Intanto un primo bilancio delle due edizioni precedenti, possiamo farlo? Bilancio, se lo intendi come presenze, diciamo che abbiamo avuto il primo anno intorno alle 25 auto, il secondo intorno alle 40 auto, quest'anno penso saremo ancora di più perché tanti appassionati come me hanno abbracciato quello che è l'evento per la solidarietà. La serata di domani sera nell'atrio del Comune sarà preceduta però in mattinata da che cosa? Da un ritrovo in Piazza La Rosa con le auto d'epoca, per cui ritorno ad invitare anche gli appassionati alle ore 10 Piazza La Rosa, proprio per questo ritrovo, per far fare un giro ai ragazzi e avvicinarli ancora di più a quello che è il mondo dell'auto d'epoca. I ragazzi diversamente abili? Ragazzi diversamente abili delle due associazioni, Crescere Insieme ed Agape. E quindi la serata di domani servirà a raccogliere fondi? Proprio per queste due associazioni? Per queste due associazioni, ci sarà la raccolta fondi, tanto che abbiamo fatto anche delle polizzette simboliche da un euro, dove daremo dei premi, proprio per far fronte a quelle che sono le esigenze dei ragazzi e poter aiutarli per quello che possiamo. Allora Simone, anche quest'anno presti il tuo volto, la tua professionalità a questo evento, con quale spirito lo fai? Sempre con tanta passione, tanta voglia di fare e con grande entusiasmo, soprattutto per fare del bene. E questo è proprio il motore che mi spinge, a proposito di motori vintage, veramente a fare del bene, a dare un aiuto a queste associazioni. Quindi l'associazione Agape e Crescere Insieme. Come si dipanerà lo spettacolo domani sera? Ovviamente ci sarà tanta musica vari artisti che si sono veramente prestati a titolo completamente gratuito, hanno accolto l'iniziativa con gioia per il terzo anno consecutivo, tanti generi musicali, tanta moda e tanto sport. Sport oltre ai motori? È uno sport diverso perché ci saranno delle dimostrazioni di kickboxing grazie al maestro Francesco Graffeo della Bushido Team e poi ci sarà anche la scuola di ballo soul dancing di Castelvetrano. Quindi ci divertiremo? Sicuramente lo spero, noi abbiamo preparato uno spettacolo di tutto rispetto e speriamo insomma di fare del bene e dare un sorriso a tutti gli spettatori che verranno a trovarci.
Giovanni Bilello, intanto una curiosità, tu sei appassionato di motori? Assolutamente no. E quindi questo significa che ti presti per un obiettivo nobile, diciamo. Sì, assolutamente sì, perché mi piace l'obiettivo, mi piace il viaggio, non la meta. Motori vintage è quella cosa che abbiamo scoperto, che è l'unica serata nel calendario annuale di Sciacca che è dedicata ai bambini speciali. Quindi riunire moda, artisti, musica, canzoni con i motori vintage, diciamo che è una formula abbastanza vincente, quindi ha portato in questi tre anni, in questi due anni passati, moltissima gente appassionata sia di motori che della leggerezza che noi possiamo dare attraverso il racconto di queste vite speciali, anche delle famiglie, quindi è abbastanza bella come situazione. E quindi adesso ti incarico di dare l'appuntamento a domani sera guardando la telecamera. Quindi mi raccomando, domani sera, atrio inferiore del comune per motori vintage, terza edizione, vi aspettiamo tutti, grazie. Agrigento, capitale della cultura 2025. Mancano pochi mesi e da più parti arriva la preoccupazione rispetto al ritardo nella predisposizione degli eventi, ma anche rispetto al coinvolgimento delle realtà del territorio. È Francesco Picarella di Federalberghi a sollecitare in tal senso gli organizzatori. Ascoltiamo l'intervista. Mancano soltanto pochi mesi ad Agrigento, capitale della cultura 2025, da più parti arrivano le sollecitazioni e al tempo stesso i timori rispetto ad un appuntamento importantissimo per tutta la provincia, ma verso il quale si conoscono al momento pochi dettagli. Informazioni e coinvolgimento, quanto chiedono gli operatori turistici del territorio, così Francesco Picarella di Federalberghi. Non c'è sicuramente questa comunicazione anche, soprattutto diciamo, con gli operatori del settore, che ci metta nelle condizioni di poter fare una programmazione importante per il 2025. È un fattore, Agrigento capitale della cultura, è una cosa che capiterà adesso e che sicuramente non capiterà più, e che quindi dobbiamo sfruttare, monetizzare da un punto di vista economico e soprattutto di promozione del territorio, che ci metta nelle condizioni per il prossimo futuro di far trasformare questo territorio da che era vocazione turistica a un territorio turistico a tutti gli effetti. E non è sicuramente il momento di alzare le barricate, non è sicuramente il momento di fare polemica, anzi, c'è da parte nostra, quindi delle strutture turistico-ricettive, ma del commercio e del turismo in genere della provincia di Agrigento, che vuole essere protagonista e lo vuole essere in modo positivo. Quindi bisogna sfruttare sicuramente queste capacità, le capacità degli imprenditori agrigentini, che sono tante. Quali sono le vostre richieste, anche le vostre proposte? Ma non entriamo nel merito dell'organizzazione, non vogliamo essere nell'organizzazione, perché è giusto che sia il pubblico e quindi la fondazione, il comune di Agrigento con la regione Sicilia a dover organizzare tutto. Vorremmo soltanto essere messi un po' al corrente di quelle che sono le idee e le cose che si vogliono fare, in modo tale che ci mettono nelle condizioni di poterle programmare con i tour operator, con i possibili clienti che sicuramente arriveranno nel 2025. Il coinvolgimento, non vogliamo mettere sicuramente bastoni fra le ruote, né soprattutto avere ruoli di organizzazione. Questo è giusto che ce l'abbia il pubblico, noi vogliamo solo sfruttare quella che è questa grandissima occasione. Ieri era il 6 settembre e il famoso scrittore empedoclino Andrea Camilleri avrebbe compiuto 99 anni. Con l'obiettivo di una grande celebrazione per il centenario, che naturalmente cadrà nel 2025, al via ieri ad Agrigento una bella manifestazione della strada degli scrittori alla presenza di Arianna Mortelliti, nipote di Camilleri. Il servizio di Davide Sardo. Da ieri, venerdì 6 settembre, sono iniziate le celebrazioni per il centenario della nascita di Andrea Camilleri, lo scrittore empedoclino, il papà del commissario Montalbano, opera di straordinario successo con l'omonima fiction in onda sulla Rai. Camilleri avrebbe spento ieri 99 candeline. I 100 anni ricorrono l'anno prossimo, nel 2025. Nella prospettiva sono state organizzate numerose iniziative, soprattutto dalla Fondazione Andrea Camilleri. Ieri sera ad Agrigento lo spazio Temenos è stato cornice di una partecipata anteprima. Desidero venire a conoscenza degli atti occorrenti alla concessione di una linea telefonica per uso privato. Sicuro di non meritare il posto più segnoso silenzio, il sottoscritto si prosterna in attesa di una vostra benigna accoglienza. Lei può fare la strada a piedi,
terra, sul ciglio della strada, nei conti i fili per me. A ricordare lo scrittore al giorno del suo compleanno è stata la situazione Strada degli scrittori, a conclusione dell'ottava edizione del Master di scrittura sul tema delle parole del cinema. La serata, moderata da Felice Cavallaro, è stata caratterizzata anche dagli interventi del Genero di Camilleri, il regista Rocco Mortelliti, la nipote, la scrittrice Arianna Mortelliti e poi il giornalista Domenico Iannaccone e i monologhi di Giugiu Gramaglia. È il secondo anno che Felice Cavallaro mi invita per questo evento. Io veramente vengo con grandissimo piacere a festeggiare il compleanno di mio nonno qui. Quest'anno sono 99, o per meglio dire 100-1, perché noi siamo già proiettati al centenario, ci sono tantissimi progetti che riguarderanno mio nonno e io sono sempre felicissima di venire in Sicilia, in particolare in questi luoghi dell'Agrigentino, perché sono proprio i luoghi dove è nato e ha passato l'infanzia mio nonno e dove tornava portandoci con sé quando poteva. Io ho passato tutte le mie estati qui e tornare è un po' come tornare a casa, perché io credo che mio nonno nel DNA abbia trasmesso in primis a mia madre e poi a me, perché anche mia madre è nata a Roma, proprio questo amore per questa terra e in particolare per i luoghi della sua infanzia. Infatti ogni volta che noi venivamo qui cercava in tutti i modi di farci essere felici, di farci vedere la Sicilia, i suoi luoghi con i suoi occhi, con il suo amore. Quindi sostanzialmente cercava di viziarmi il più possibile. Per esempio mi andava a prendere il cornetto al bar ogni mattina perché io mi potessi svegliare con il mio cornetto preferito, oppure mi portava allo stabilimento più lontano perché sapeva che lì vendevano la pasta al forno che tanto mi piaceva per il pranzo. Insomma, cercava di avere tantissime accortezze nei miei confronti affinché io poi portassi dei ricordi magici di questi luoghi e avessi voglia di sempre di tornarci. E in effetti così è, anche quando poi lui ha smesso di venirci con tanta frequenza, io invece cercavo sempre di essere qui almeno una settimana in estate. Sulle parole del cinema siamo riusciti a concentrare l'attenzione di grandi attori, registi, sceneggiatori, produttori che per più di una settimana hanno avuto lezioni e laboratori con i ragazzi, giovani e meno giovani, del Master di scrittura. E la sera siamo stati quasi tutte le sere allo spazio Temenos di Agrigento per un festival del cinema che si è trasformato in una serie di talk con spezzoni cinematografici che hanno consentito di accendere i riflettori ancora di più su questa Agrigento capitale della cultura che insieme alle sue piazze che vive, letterarie, da Vigata, Regalpetra, possono da oggi in poi cominciare a sperare in un'attenzione sempre maggiore da parte di turisti consapevoli, di viaggiatori consapevoli, che possano trovare il modo di avvicinarsi ai luoghi, ma anche agli scrittori che in questi luoghi hanno trovato ispirazione. Ed ora la rubrica Il libro del giorno. Qualcuno ha detto che nella nostra vita non commettiamo tanti errori, ma sempre lo stesso, ripetuto infinite volte. Perché i nostri sbagli raccontano di noi molto di più di quanto non crediamo, della nostra storia, di come eravamo, di cosa siamo diventati. Eppure, soprattutto quando si è ragazzi, a scuola, in casa, persino con gli amici, sbagliare è diventato un tabù. Enrico Galiano, con sincerità e coraggio, ha deciso per la prima volta di sfatare il mito della perfezione e svelare tutti i suoi errori e le scelte azzardate, da quelli apparentemente più piccoli, come quando ha buttato via l'occasione di uscire con la ragazza dei suoi sogni, a quelli più terribili, come quella notte in cui per poco non è stato arrestato, i brutti voti presi, quelli dati, gli sbagli perdonabili e imperdonabili, e come tutto questo l'abbia reso l'uomo che è oggi. Perché non c'è dubbio, sbagliare può causare ferite che impiegano anni a rimarginarsi e può lasciare segni indelebili nella nostra anima, ma è necessario per capire chi siamo, per vivere una vita piena, per trovare davvero la nostra strada. Enrico Galiano è uno dei professori più letti e amati d'Italia e con questo nuovo libro offre sia ai ragazzi sia a tutti coloro, genitori, educatori e insegnanti, che hanno a cuore il loro futuro la rinnovata consapevolezza che ogni errore altro non è che una tappa di quell'avventurosa e appassionante ricerca di sé che è la vita.
L'arte di sbagliare alla grande di Enrico Galiano, edito Garzanti. E infine il sambucese Salvatore Glorioso ha ricevuto la cittadinanza onoraria del paese di Contessa Entellina, dove lo stesso svolge l'attività di maestro nella scuola per l'infanzia presso l'Istituto Comprensivo Reina. Nel corso di una cerimonia, l'insegnante ha ricevuto l'onorificenza dalle mani del sindaco di Contessa Entellina, Leonardo Spera, per l'attaccamento e l'interessamento mostrato verso la comunità locale, mettendo ogni anno a disposizione un contributo economico per finanziare due borse di studio conferite agli alunni della scuola per l'infanzia e primaria di Contessa Entellina. Per tali motivi, si legge nella motivazione, l'amministrazione comunale è grata e gli conferisce la cittadinanza onoraria. Finisce qui questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.